tanto della cucina italiana, però è anche una delle ricette più discusse e che più fa discutere, è divisiva, pur accomunando tutti su un giudizio unanime. È buonissima, è la carbonara. Nasce probabilmente nel primo dopoguerra, quindi non è una ricetta molto antica, forse grazie ai soldati americani che erano arrivati a liberare l'Europa. Loro avevano il bacon, avevano le uova, anche se liofilizzate, e misero nella pasta, la nostra pasta, quella che si poteva trovare nel 45 in Italia, creando così la carbonara. Questa è una leggenda, però, ovviamente, come tante altre. Oggi la carbonara è codificata, niente panna, niente latte, guanciale, non pancetta, qualcuno dice se volevamo pancetta eravamo americani, e soprattutto le uova freschissime, sbattute, chi le mette tutte, chi le mette solamente i tuorli, comunque la ricetta base è quella, è codificata, ma ognuno la faccia un po' come vuole, che è buonissima lo stesso. Stefano Pezzini, alla ricerca del gusto.